Don Alessandro, più stupito o indignato da quel servizio? Sostanzialmente indignato, perché è veramente un modo pessimo di fare informazione. Anche stupito che queste cose vengano permesse, che ci siano delle reti anche nazionali di grande rilievo che diano spazio a questo tipo di operazioni. Sapevate della sua realizzazione? Vi avevano avvisato? Non sapevamo niente, è stato fatto tutto di nascosto, cosa assolutamente imbarazzante e davvero anche sgradevole. Non siamo stati informati né prima né siamo stati contattati. Spieghiamo come stanno veramente le cose riguardo alla Certosa. Le stanno alla Certosa, che è proprietà del Demanio dal 1860 e circa, da quando ci furono le soppressioni degli ordini religiosi, e dove hanno vissuto i certosini per centinaia di anni fino al 1958, ai quali sono subentrati i monaci cistercensi, che si sono ritirati, i monaci cistercensi di Casamari nel 2017, e da allora la diocesi di Firenze, l'arcidiocesi di Firenze, ha firmato una convenzione con il Demanio, e in questa convenzione è presente la comunità di San Leolino con un nuovo progetto di valorizzazione, di custodia e di sviluppo della realtà di questo monumento bellissimo, pieno di opere d'arte. Da giornalista, cosa si sente di dire a Mario Giordano? Che mi sento in grande difficoltà a sentirmi allo stesso livello, perché come giornalista davvero non mi riconosco in quel tipo di operazione, che non posso assolutamente definire giornalistico, e mi imbarazza molto questo fatto. Dove sono i limiti? Come usare questa arte, questa professione in maniera corretta e giusta? Quindi mi sento davvero in difficoltà. A dire la verità, l'assunto un solo prete per 16.000 metri appare così assurdo e inverosimile che nessuno dovrebbe crederci. Invece, qui viene chiamata in causa anche l'opinione pubblica. Siamo tutti creduloni? C'è un grosso problema, forse in Italia più che altrove. Recentemente sono usciti dei sondaggi, delle analisi che dicono che il livello di dispercezione o di percezione errata della realtà che c'è qui da noi in Italia è altissimo, e che le persone davvero non si rendono conto, si fanno un'idea della realtà che non è per niente corrispondente alla realtà. E quindi questo davvero è qualcosa su cui c'è da bisogno di lavorare molto: arricchire l'informazione, renderla più precisa. Purtroppo c'è una grande disattenzione, una grande superficialità, e questo ovviamente non aiuta il fatto di tentare di dare un'informazione seria. La missione del giornalismo è quella di informare, ma sempre più giornalisti diventano parte attiva nella politica, pro o contro qualcuno. Questa è proprio una questione seria di professionalità, di competenza. Il giornalismo deve veramente ritrovare o rimanere o collocarsi nella sua posizione davvero di informazione, di conoscenza, di ricerca, di approfondimento, perché no, talvolta anche di scoperta di notizie, di informazioni che non vengono messe in giro, ma questo è proprio il suo compito. Quindi fare una seria riflessione sulla professionalità. Una cosa come quella di Mario Giordano è stata una cosa assolutamente barbara, perché non informarsi, non dare un'informazione seria su cos'è la Certosa, su com'è la Certosa, qual è la sua situazione, cosa sono veramente quegli spazi, un grande museo, spazi già affidati alla soprintendenza, un progetto che parte, e ridurlo semplicemente a un prete su 16.000 metri quadrati è una cosa indegna. Ecco, questo è il giornalismo che non può essere più fatto, mai fatto. Torniamo al valore vero dell'esperienza alla Certosa. I giornalisti dell'Ux Toscana qualche mese fa aveva detto che dal silenzio di qui può scaturire la parola giusta, ovvero... È un luogo dove si scopre che la parola vera, la parola bella, la parola che costruisce, non può che nascere da un silenzio, vorrei dire da un ascolto, da un'attenzione, da un rispetto. E in fondo questo è quello che noi vorremmo anche come comunità di San Leolino far sì che si sviluppasse la Certosa, un luogo che il fondatore, colui che la finanziò, Niccolò Acciaiuoli, voleva forse anche come luogo di studio, città dello studio, potesse diventare di nuovo, in questo mondo distratto e molto pieno di rumori e di frastuono, un luogo dove si pensa e dove si
elaborano parole di vita, parole belle, parole che costruiscono e che fanno pace e poi che sono vere.